Oggi sono con Alessandro Marinelli, parleremo del suo libro Da come cammini, pubblicato da Another Coffee Stories. Dunque Alessandro, ben tutto ben trovato. Grazie anche a te. Bene, allora, io inizierei subito dicendo che questo libro è ambientato a Bologna, dove ci troviamo, il protagonista è Alex, dove mi sembra di capire che tu non nascondi che sia effettivamente il tuo alter ego. Esatto, appassionato sì. Di fotografia. Ma diciamo non ho avuto problemi a creare il personaggio. Esatto. Cioè, essendo il primo romanzo ho detto partiamo da qualcosa che conosco. Quindi... è il tuo romanzo d'esordio e la prima curiosità è come è nata l'idea di scrivere questa storia. Ah, questa storia è nata da una delle tante volte in cui ero qui in Piazza Maggiore. Noi ci troviamo adesso alle spalle del comune e questo è il Pozzo dei Desideri, quello che vedete qui dietro, e ero qui e come al solito facevo le mie foto, insomma, alle persone, insomma, a quelle che escono dai matrimoni, e una ragazza aveva appunto queste scarpe rosse e la gonna. Allora ho fatto la foto alle gambe e a un certo punto ho detto ma potrebbe essere il personaggio di un romanzo, e da lì è partita l'idea, insomma, ho iniziato a scrivere di questo Alex che appunto fa foto in giro per Bologna e a un certo punto diciamo incontra questo personaggio appunto che è Elena, molto misteriosa, insomma all'inizio abbastanza timida, insomma si nasconde perché ha dei segreti, insomma ci sono delle motivazioni e quindi è partito da lì l'idea e insomma mano a mano l'ho vista, cioè, te la sei subito quasi immaginata, sì, insomma, l'ho immaginato e poi l'ho dovuto solo scrivere, ecco, quindi... che poi è sia una storia d'amore, c'è anche come ingrediente appunto un giallo, però quello che proprio non si può fare a meno di notare è sono proprio i luoghi, cioè io ho visto Bologna nonostante un po' diciamo la conoscessi sotto occhi diversi, ho scoperto un sacco di cose nuove, ma quindi tu che sei originario diciamo di Roma e sì. Poi di adozione bolognese, ma è voluto anche essere un po' un omaggio a questa città? Ma l'omaggio che a questa città assolutamente, nel senso che secondo me è lei la protagonista del romanzo, perché è in ogni scena, in ogni frase, nel senso che ti accorgi di Bologna solo camminando tra le sue vie, nella sua piazza principale, che insomma per me è come se fosse casa. E nonostante io sia nato a Roma, ti dico che cioè, Bologna è la mia città adesso, nel senso non... è a misura d'uomo, è a un metro da te, è più vicino. Roma è bellissima, per carità, però ecco, Bologna è proprio alla portata di chi, insomma, di chi ci vive dentro. Insomma. È una dimensione diversa sicuramente. E poi questa credo che sia una domanda che ti faranno tutti perché è veramente una curiosità, una stranezza. In pratica un po' subito dalle prime righe, quando c'è questo incontro con Lena, appunto, che è la ragazza di cui Alex si innamorerà, nel momento in cui si devono scambiare i numeri lui gli dice no guarda io non posso perché non uso nessun dispositivo elettronico che sia stato fabbricato prima del 1985. Dopo, scusami. Perché questa caratteristica? Ma lui è un antieroe, nel senso che è un anti-supereroe, nel senso che il suo superpotere è non usare la tecnologia, quindi non usa il cellulare, non ha il computer, la sua macchina fotografica a pellicola e quindi vede il mondo in presa diretta, non è sul cellulare, non è, adesso viviamo col cellulare, per carità lo uso anch'io. Sì, lo usiamo tutti. Però lui non è una... Io li chiamo gli zombie col cellulare, quelli che camminano guardando sempre lo schermo del cellulare, non accorgendosi di quello che c'è intorno. Lui vive in presa diretta quello che accade. E poi, insomma, questa è la sua natura, e proprio si ostina a non usarla. Cioè, per fare una ricerca usa le pagine gialle, cioè, di un indirizzo. Quindi, insomma, fa questo nella sua indole. È proprio, quindi è difficile anche cercarlo perché non è da nessuna parte, non è su internet, non esiste. E anche quando a un certo punto la polizia dovrà cercare cose su di lui non trova nulla. Quindi è la sua particolarità che poi sarà l'escamotage che diciamo, risolverà il caso anche. Insomma. Che non svegliamo. Avrei anche una curiosità, no? A proposito di Jabba Baba, della cultura russa, di queste diciamo favole, sì. Esatto, che dell'est, insomma tutte queste
come dire, non mi viene il termine. No, le figure, queste, diciamo, figure, queste leggende, leggende russe. Sì. Ma tu ti sei appassionato adesso? Sono delle cose del passato, di quando eri piccolo, e che, a cui eri affezionato? Ma mi è sempre piaciuta anche la letteratura russa. E le fiabe, soprattutto, mi piacciono, quelle russe, perché raccontano una storia cruda. Cioè, non sono come quelle a cui siamo abituati, in cui finisce sempre tutto bene. La fiaba è, diciamo, anche la stessa parola, la traduzione di storia, di verità, e quindi ti deve dare un monito. Se hai fatto un errore, devi pagare per l'errore che hai fatto. Quindi Cappuccetto Rosso, che poi viene salvata dal cacciatore, in realtà nella storia originale non c'è il cacciatore, hai sbagliato, ti ho detto che non dovevi andare lì, l'hai fatta, hai preso il lupo, e fine, devi morire perché hai sbagliato. Quindi mi piaceva questa crudezza della favola, perché volevo raccontare questo un po' fantasy che è all'interno della storia anche di Bologna, nel senso, come molto esoterica. Sì. Tra le statue, le vie, trovi sempre qualcosa che rimanda al passato medievale, quindi insomma c'è tanto da dire. Questa era Baba Jaga, insomma, il protagonista del romanzo, no, il nemico, se questo possiamo dire. Dunque, ci sono tantissimi personaggi carini, devo dire, che mi sono piaciuti, però non possiamo non parlare di Paola, che è questa gente speciale, che Paola Lopez ha molto in comune, in fin dei conti, con Alex, perché Alex, come dice dal titolo, non so se lo possiamo svelare, uno dei motivi è che è talmente un osservatore attento che riesce a immaginare, volendo, il carattere di una persona, no? E Paola, insomma, fa questo. Esatto, fa questo un po' di mestiere, e quindi, volendo, i protagonisti appunto hanno questa accomunanza, no, dell'osservazione. Sì, lei lo fa per lavoro, studia diciamo, la mimica facciale, e cerca di capire le intenzioni delle persone, soprattutto, insomma, nell'ambito della prevenzione del crimine. E lei fa questo, quindi è a capo di una squadra speciale che fa, diciamo, durante le manifestazioni, quando c'è una forte aggregazione di persone, studia il viso di chi c'è intorno per prevenire il crimine, non quando si è già manifestato, insomma. E sì, hanno questa caratteristica, che infatti li accomuna, lui più sullo studio visivo, invece lei ha fatto proprio uno studio dal punto di vista antropologico, proprio di come funziona l'essere umano, ecco. Quindi hanno questa particolarità. Poi ci sono, ecco, tanti altri personaggi più piccolini, sì. C'è Yuri, c'è Yanko, che partecipano tutti, insomma, alla storia, alla fine. Alcuni esistenti, insomma, altri inventati, che addirittura vedremo anche nel prossimo romanzo, questa anticipazione. Sì, sono veramente deliziosi. E dunque, io, leggendo il libro, ho pensato che potrebbe essere un'idea, sia per chi conosce Bologna, ma anche per chi magari pensa di venirci per la prima volta, di visitare, poi, dopo aver letto il libro, tutti questi luoghi. Mi sembra un'idea, insomma. Sì, anche perché sono nel centro storico, esatto, quindi è a due passi da Piazza Maggiore, qui vicino. Adesso, tra l'altro, te li mostrerò. Insomma, ecco, quindi... bene, poi, infatti, io non vedo l'ora. Ma quando si tratta di un giallo da scoprire, non bisogna, diciamo, dire troppo, perché altrimenti uno rischia involontariamente di svelare qualcosa. Per cui io concludo sempre le interviste con la stessa domanda. Per te, Alessandro, che cosa rappresentano i libri? Ma per me rappresentano un mondo in cui riesci a perderti e, diciamo, distoglierti dalla vita di tutti i giorni. Cioè, in quel momento non sei all'interno della vita reale, sei in un mondo che è intorno a te e vive mentre leggi. Questa è per me la cosa più bella, che ti fa uscire dalla realtà, che a volte è così noiosa. Invece, insomma, in un libro riesci a trovare sempre un qualcosa a cui un po' di speranza, anche di fantasia. Questa è la cosa bella, la fantasia, spero, cioè, di aver trasmesso, insomma. Sì, assolutamente. Quindi, Alessandro, in attesa del tuo prossimo romanzo, intanto grazie per questa chiacchierata. Grazie a te. Lo ricordiamo, da Come Cammini, e alla prossima.